Beautiful anticipazioni, puntate americane. Thomas e Douglas lasciano Los Angeles. C'è grande attesa per i prossimi episodi in onda sulla CBS, quelli in cui Thomas Forrester prenderà una sofferta ma necessaria decisione: chiudere la collaborazione lavorativa con Hope e partire con il piccolo Douglas alla volta di Parigi. In un nostro precedente video, vi abbiamo raccontato che la Logan, in preda alla confusione più totale, rifiuterà per ben due volte la proposta di matrimonio di Thomas, suo nuovo fidanzato. Steffi, temendo che suo fratello possa ricadere nelle sue vecchie ossessioni, gli consiglierà di lasciar perdere la giovane e di provare a rifarsi una vita altrove con il suo bambino. Dopo giornate veramente difficili, lo stilista comunicherà le sue prossime intenzioni ad Hope che, alla notizia, reagirà con profondo sconforto, arrivando ad accusare la sorellastra di aver tramato contro di lei. Ribadirà di amare Thomas, di esserne innamorata, ma di non sentirsi ancora pronta a sposarlo. Il ragazzo, pur mostrandosi comprensivo, ammetterà di non avere più la forza per continuare una relazione oramai sbilanciata. Specificherà di trovarla eternamente indecisa e di soffrire, in quanto vive nella continua attesa di essere un bel giorno ricambiato. Thomas, in altre parole, affermerà di voler mettere al primo posto se stesso e la sua dignità. Inoltre, non volerà da solo alla volta di Parigi. A partire con lui, ci sarà anche il piccolo Douglas. Quest'ultimo, prima di congedarsi da Hope, affermerà di sentirsi profondamente deluso dal fatto che non sia riuscita a ricambiare l'amore del padre con la stessa intensità e voglia di impegno di lui. Sottolineerà poi di essere figlio della defunta Caroline Spencer. Brooke, scossa dagli ultimi accadimenti, inviterà Steffi a calmarsi, a non dipingere la ferita Hope nel peggiore dei modi. Thomas, però, oltre a ricordarle di non essere stato mai visto di buon occhio da lei, le rammenterà di aver fatto tutto il possibile per rendere felice la figlia, ma di non essere stato contraccambiato. Ancora una volta, metterà in chiaro di voler pensare esclusivamente a se stesso, al suo lavoro ed al figlioletto. E ci chiediamo: l'allontanamento di Thomas sarà definitivo? Oppur temporaneo? Quel che è certo è che la sua decisione contribuirà a mettere ulteriormente Steffi ed Hope l'una contro l'altra. Ricordiamo che, inoltre, nelle attuali puntate americane, Xander Avan è ritornato in città, pronto a far luce sulla tragica fine di Emma Barber per mano di Thomas. Oltre a questo, negli appuntamenti USA, è in corso una sorta di idillio tra Hope e Finn. Beautiful anticipazioni, puntate americane. Ivy Forrester torna per Liam. I fans d'oltreoceano sono invisibili dopo la notizia del ritorno di un personaggio femminile che tante emozioni ci ha regalato nel più recente passato. Stiamo parlando di quello interpretato da Ashley Brewer ed ovvero della bellissima Ivy Forrester. Nata e cresciuta in Australia, la giovane designer è una carissima nipote di Eric, figlia di suo fratello John e di Claire. Prima di quest'ultima, John aveva avuto una relazione con Maggie Forrester, dalla quale nacque Jessica, sorellastra di Ivy, le quali non sono più state menzionate dai protagonisti di Beautiful. E, ad oggi, è come se non fossero mai esistite. Tornando al personaggio di Ivy, sappiamo che è stato introdotto nella soap nel lontano 2014 come promettente designer di gioielli. Eric, infatti, insieme ai suoi collaboratori, decise di interrompere la collaborazione con l'azienda Queen Artisan di Queen Fuller, a causa del comportamento preoccupante della donna. La cugina di Hope e Steffi è stata protagonista di episodi a dir poco esilaranti, che aggiunsero pepe al triangolo amoroso con protagoniste le due sorellastre e Liam. Nella memoria dei telespettatori, è impressa sicuramente la spinta che la Fuller diede ad Ivy in quel di Parigi, che provocò l'immediata caduta della ragazza dal ponte della Senna. In quei drammatici frangenti, Liam venne in soccorso dalla sventurata ragazza che si innamorò perdutamente di lui. Queen assistette alla scena piena di gioia. Il suo intento, infatti, era quello di far tardare Liam all'appuntamento con Hope. Disperata, la giovane corse poi tra le braccia di Wyatt, decidendo di sposarlo a Monte Carlo. Alla fine, Liam decise di intraprendere una relazione con Ivy che interruppe nel momento in cui Steffi, dopo una lunga assenza, scelse di fare ritorno a Los Angeles. Dopo essere stata con lo Spencer, Ivy legò tantissimo anche con Wyatt. Nel frattempo, alla Forrester Creations, giunse Ali Forrester, l'instabile figlia di Thorne e della defunta Darla.
determinata a vendicare la morte della madre investita da Taylor ubriaca nel 2006, Ali tese una trappola mortale a Steffi. Ivy assistette alla scena in cui la Forrester, per impedire alla cugina di ucciderla con un pesante masso, iniziò ad agitare un crick. Il suo gesto di difesa provocò la caduta accidentale che costò la vita alla giovane. Con il suo cellulare, la designer riprese tutta la scena, iniziando a minacciare l'odiata CEO. Ivy, dunque, si servì del suddetto video per farsi nominare nuovo volto della Forrester Creations. Wyatt, scoperto il tutto, andò su tutte le furie, invitando la fidanzata a far pace con Steffi. Quest'ultima, però, decise di licenziarla in tronco. Ne seguì uno scontro fortissimo che portò Ivy prima a farsi del male con un pannello elettrico e, successivamente, a ruzzolare giù per le scale. Pur trattandosi di mere fatalità, Liam dipinse Steffi come una persona aggressiva e violenta. Per questo, maturò la sofferta decisione di volare in Australia con Ivy. Alla fine, a partire fu soltanto quest'ultima. Quando Ivy fece poi ritorno a Los Angeles alcuni mesi dopo, fu grande sostenitrice della love story tra Queen ed Eric. La Fuller convinse la giovane a cambiare look per assomigliare sempre più alla odiata cugina Steffi, in modo da rifare breccia nel cuore di Liam. Dopo alcuni rocamboleschi colpi di scena, i rapporti tra le due rivali iniziarono a distendersi. Il personaggio di Ivy continuò a perdere sempre più peso nella narrazione, fino a scomparire del tutto. Di lei si seppe solo che era ritornata nella sua terra d'origine. Ora, le anteprime indicano che Ivy verrà nuovamente inserita nelle vicende dei Forrester. Attualmente, esse vedono al centro della scena l'ennesimo rifiuto da parte di Hope di sposare Thomas e la decisione di quest'ultimo di partire alla volta di Parigi insieme a Douglas. Liam, invece, vorrebbe tanto riconquistare Steffi che sta cercando di salvare il suo matrimonio con Finn dopo aver ucciso, per legittima difesa, Sheila. Tra Hope ed il dottore, nel frattempo, sta avendo luogo una sorta di comunione emotiva che lascia pensare ad un nuovo entusiasmante triangolo sentimentale. E ci chiediamo, Ivy in quale trama sarà inserita? Va detto che, oltre ad aver intrecciato una relazione con i fratelli Spencer, Ivy fu corteggiata anche da Thomas. Quest'ultimo iniziò a muoverle delle avance per gioco, per distrarsi dal fatto di non poter avere Caroline, sposatasi con Ridge. Ivy condivise dei baci appassionati con lo stilista pur avendo iniziato una frequentazione con Wyatt che decise poi di perdonarla. Alla fine, la Fuller si intromise nella vicenda, spingendo la ragazza a rifiutare la proposta di matrimonio di Wyatt, rivelando di averla sentita dichiarare a Liam il proprio interesse. Alla luce di quanto esposto, cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Ivy? Tornerà per amore o per affari? Al momento, sappiamo che non si tratterà di un ritorno fisso e che ci saranno soltanto delle apparizioni sporadiche ma determinanti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.